Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nella mia cucina. Oggi è una bellissima giornata, vi faccio un nuovo video cosa mangio in un giorno. What a hate in a day! Che vi piacciono tantissimo, ve ne ho già fatti 5, quindi questo è il sesto. Ve li lascio tutti gli altri nei box informazione. Bando alle ciance, iniziamo subito perché so che non mi piace quando mi dilungo. Quindi vi dico soltanto che spero di darvi tante nuove idee di spuntini, merende, colazioni, pranzo e cena sane, leggere per stare in forma ma mangiare con gusto. E oggi mi vado anche a allenare, quindi faccio il pieno. Se vi piacciono questi video, un bel pollice in su lasciatemelo, così ve ne faccio tanti tanti altri. Appena raggiungo tanti like ve ne faccio uno nuovo. Per colazione mangio i miei fantastici tortini, che sono quelli là che vi ho fatto il video di San Valentino. Sono buonissimi, anche se adesso non è San Valentino, io li rifaccio spesso perché mi piace molto questa accoppiata cioccolato fragole, buonissima. Poi il mio tè verde e un po' anche un vasetto di yogurt di soia, quindi ho tante proteine e tanta energia. E questi dolcetti, andate a vedere la ricetta perché sono veramente veramente buoni, sono sani e leggeri senza zucchero, sono veramente buonissimi. Ancora fumanti, mangio questi qua, ricetti che ho fatto, appunto ho fatto scaldati e poi li ho fatti insaporire nella piastra. Ho messo sia il seitan, come potete vedere al centro, con le spezie e semplicemente un po' d'olio e un po' di sale, il cavolfiore precedentemente bollito che avevo nel frigo, quindi ho riciclato un po' queste cose perché il seitan stava scadendo e il cavolfiore l'avevo fatto ieri, quindi il cavolfiore l'ho ripassato anche lui alla piastra. Ho preso una piastra grande e faccio tutto assieme e là ci ho messo anche là un po' di spezie, un po' d'olio, un filo d'olio extravergine d'oliva a crudo che come sapete piace tantissimo, e adesso ci andrò a mettere un po' di queste spezie varie. Queste qua le ho messe sul seitan, sono buonissime, le adoro. E poi queste qua che mi ha portato mia mamma sono molto molto buone, queste qua quando è stata a Ischia, peperoncino. Invece queste qua sono miste, si chiamano per bruschetta, dovrebbe essere troppo troppo buone. Adesso le metto sulla pasta e sul cavolo ad esempio posso mettere un po' di limone, anche sulla pasta un po' di parmigiano ad esempio. Questo è l'esempio di un pasto che io oggi mi vado ad allenare, quindi proprio ottimo pre-sportivo, ma anche in generale anche per vegani, perché è un pranzo vegano ed è ricco di proteine perché il seitan ha una percentuale di proteine altissime, veramente come la carne, quindi è un pasto super bilanciato. Questo è un bel piattone grande grande, adesso lo mangerò tutto. Buon appetito! Oh, quanto peperoncino ho messo! Buono, buono! Scusate, il seitan viene buonissimo così, guardate. È semplicemente seitan, quello là, naturale. Seitan naturale che ho tagliato un po' più sottile, l'ho saltato in padella sulla piastra, la piastra quella là di pietra, e ci ho messo le spezie e l'olio, viene buonissimo, cioè sembra carne, è troppo troppo buono. Piatto finito, veramente felicissima, buono buono buono, sazia ma non appesantita, quindi perfetto appunto se dobbiamo allenarsi, perché senza troppi grassi o condimenti elaborati. Scoprire una cosa troppo troppo buona. Allora qua ho messo l'albume d'uovo e ci metto un po' di cannella, potete anche mettere un uovo, va bene lo stesso. Un po' di cannella qua dentro, così vado a bagnare questi qua, questi si chiamano French toast. Metterò poco d'olio, poco poco poco, e lo passo così con la carta, vedete, cioè deve essere soltanto unta a fiamma bassa. Vado a mettere i miei French toast. È buonissima questa merenda, anche per colazione va bene. Nel frattempo mi preparo la tisanina. Adesso sta a voi, o li mangiate così oppure come me, ancora più porcellosi. Ci metto un po' di burro d'arachidi, questo qua che vi avevo fatto il video, è buonissimo, io l'adoro troppo fatti in questo modo, ma li faccio in tantissimi modi, casomai poi vi farò vedere nei prossimi video qualche altra variante di questi French toast light proteici che sono buonissimi veramente.
Allora, io il burro d'arachidi lo spalmo e ci metto anche un po' di cioccolato. Cioccolato fondente, yeah! Invece della Nutella, provate questo che è più sano e buonissimo. Sono grassi buoni quelli del burro di arachidi, perché non c'è olio di palma e non ci sono schifezze. Il cioccolato fondente è sano e buono. Ma no, sono troppo buoni. Buonissimi. Ecco qua. Tisanina. E la merenda è servita. Yummy yummy. Cenetta con un piattone con i finocchi, questi qua al forno che vi abbiamo fatto il video un po' di tempo fa. Stavolta ci ho voluto mettere anche i pomodorini, i capperi, le olive. Poi il pollo. Questo è fatto con un po' di latte di soia e il cavolo bianco con il peperoncino saltato in padella e gli spinaci. Gli spinaci, questi qua anche qua, un po' di latte di soia e un formaggio sciolto sopra. E le mie amate gallette, queste qua sono quelle di riso del Lidl che vi abbiamo fatto vedere nel video della Lidl. Le abbiamo comprate a Lidl, sono molto molto buone, c'è anche il sesamo dentro. Dopo poi voglio mangiare queste qua, patatine con... però patatine senza grassi, insomma non sono fritte, sono abbastanza sane, sempre comprate a Lidl, a cipolla. Piatto pulito e queste patatine sono troppo buone. Queste patatine sono tipo snack. Sono troppo troppo buone. Infatti stanno finendo tutte. Yummy. Questo è un panettone, non è un tortino. E questo è il mio ultimo spuntino, tortino maga cake con, sopra ci ho messo un po' di questo cioccolato fondente, 99% di cacao, cioè praticamente non c'è solo che zucchero, è super amarissimo, buonissimo. E poi come ti sanno ho fatto questa qua, che praticamente è l'angelico, è una nuova che ho comprato, calmante e rilassante, molto molto buona, perfetta per la sera. Come finire bene la giornata? Mangio sempre uno spuntino prima di andare a dormire, perché come sapete lavorando al PC, perché adesso vado al computer e lavoro un paio d'ore e metto a montare il video per domani, e quindi faccio sempre uno spuntino, appunto perché mangio sempre ogni 2-3 ore, appunto per mantenermi il metabolismo attivo, come sapete, quindi è necessario questo spuntino. Ma perché ho fame e quindi voglio andare a letto con la pancia piena. Mi raccomando ragazze, se vi piacciono i video cosa mangio, lasciatemi tanti pollici in su, così appena raggiungo tanti like ne faccio subito un altro. Io vado un po' a riposarmi, mangio questo e poi al computer a rilassarmi un po' e poi finalmente a dormire, perché veramente non riesco più a spiaccicare le parole. Buonanotte, ciao.